Ciao a tutti, io sono a Cantù, la mia città, e mi chiedevano un resoconto delle nostre parti, come va? Beh, io sinceramente ho apprezzato ieri il discorso del nostro presidente Conte, però sono anche allo stesso molto preoccupato. A Cantù sta salendo un po' il numero dei contagi, gli ospedali stanno piano piano avendo un miglioramento per la gente messa in terapia intensiva, però ancora la paura è molto molto alta. Diciamo che c'è ancora una zona un po' rossa. Ci sono stati tanti deceduti, purtroppo. La situazione sta migliorando ancora un po', ma negli ultimi giorni, purtroppo, soprattutto nella mia città e anche nei dintorni, c'è un aumento del contagio. Adesso riapriranno, come abbiamo sentito, alcune aziende. Ci sarà comunque una ripartenza e speriamo veramente che la curva dei contagi continui un po' questa parabola da rimanere un po' in equilibrio fino ad andare un abbassamento. Per il resto trascorro le giornate così con la famiglia e tanta pallacanestro, chiaramente la pallacanestro non sul campo, una pallacanestro non giocata, ma una pallacanestro fatta di tanti video, tante informazioni prese sui giocatori, su come costruire la squadra. L'anno prossimo avrò la fortuna e sono così contento di essere ancora a Napoli con questo grande progetto fatto dal presidente Grassi e da tutti i suoi soci, una piazza molto importante in un posto bellissimo dove spero possa veramente arrivare in Serie A1. Mi chiedono in tanti se possiamo fare la Serie A1 direttamente. Questa è la mia speranza con una così rivoluzione dei campionati, però è veramente ancora tutto molto ancora da scoprire, tutto ancora da decidere. La pallacanestro con il presidente Petrucci è stata tra le prime a fermarsi, quindi io credo che abbia fatto bene, è stata molto tempestiva e adesso si sta chiedendo alle società in che categoria ci si può iscrivere per se si hanno dei requisiti o meno. Ecco, quindi lo sappiamo che andremo incontro a un periodo non bello a livello economico nella pallacanestro, speriamo che ci siano delle facilitazioni per livello, diciamo, per gli sponsor che si possano avvicinare al nostro movimento e poi per il resto niente. Ecco, vedo che anche ad Avellino si stanno muovendo tante cose e io spero che possa ritornare il grande basket con grande dignità anche ad Avellino, dove credo che la Serie B, ben condotta da Gianluca e con tante persone che provano a mantenere questa squadra, possa piano piano crescere per riconquistare prima la Serie 2 e poi ritornare dove credo gli spetti, cioè in Serie 1, e quindi lo guardo sempre con grande occhio di riguardo. Leggo e immagino e sento qualche amico da Avellino e mi sembra che le cose stiano andando abbastanza bene per quello che riguarda il virus, per quello che riguarda la possibilità di riprendere una vita normale e quindi insomma faccio un grande in bocca al lupo perché ci tengo sempre tanto. Un saluto a tutti i tifosi, agli appassionati, all'avellinese, all'Original Fans e a tutti quelli che seguono il basket e non, ma in questo periodo è importante stare tutti insieme. Un saluto da Cantù, ciao a tutti.